Grazie, buonasera. Io sono Roberto Tomassini e sono candidato del Movimento Rete della coalizione Domani in Movimento. Faccio parte da poco di questo movimento, ma mi sono trovato subito bene, come in una famiglia, e quindi persone competenti, persone brave che vogliono lavorare per la giustizia e il benessere dei cittadini. Quindi stiamo facendo tante cose, abbiamo fatto il nostro programma, l'abbiamo stilato, poi abbiamo fatto stiamo ancora facendo tante serate di approfondimenti, e poi è già più di un mese che abbiamo iniziato a fare queste serate, come stasera, che è già la nona, quindi continueremo in questo modo e non vedo l'ora di iniziare lunedì la campagna elettorale, dove metteremo sui gazebi, nei vari castelli, e così possiamo finalmente stare fra la gente e raccontare, spiegare, rispondere a tutte le domande che ci possono fare. E quindi lavoreremo per questo. Abbiamo il nostro progetto, vogliamo svilupparlo, adesso stasera abbiamo il nostro argomento e nelle altre serate facciamo tanti altri argomenti. E diciamo che in questi ultimi anni abbiamo visto un po' di cotte di crude con la legislazione precedente, e cosa hanno fatto praticamente una volta che hanno vinto le elezioni, che hanno vinto il ballottaggio, hanno preso il loro programma e l'hanno buttato nel camino, e poi praticamente hanno tirato fuori l'altro programma. E quindi era tutto incentrato su un argomento solo, e quindi non so, anch'io mi venivo un po' la pelle d'oca in questi anni quando i nostri consiglieri dovevano battagliare tutti i giorni e, in questi anni insomma, no? Quindi con i vari segretari di Stato che poi hanno fatto gli accorpamenti con altri dicasteri che magari non erano neanche compatibili, si chiudevano i reparti stagni, non dicevano niente a nessuno, non c'era nessun confronto, ed è quello che noi non vogliamo fare se andremo a governo. Noi vogliamo avere il confronto con le parti sociali, i sindacati, con la gente soprattutto, le associazioni di categoria e tutto il resto. E questo programma che loro svolgevano era tutto incentrato su un settore solo, sulle banche, quindi non si confrontava con nessuno, neanche in consiglio. E praticamente quando io vedevo dei consiglieri che vado in palestra, che rivedo ogni tanto, gli chiedevo: ma quel decreto, quella cosa, per cosa è stato passato, insomma, e mi rispondevano: buh, praticamente dicevano, ci hanno detto di votare quello, noi abbiamo votato quello, insomma. E quindi si decapitisce la pelle proprio a pensare che insomma un tipo di governo in questo modo non si fa, addirittura che loro andavano dietro ai protagonismi, praticamente personalismi, e quindi non dicevano niente a nessuno, perché altrimenti e poi alla fine, quando poi ho visto che tra tante battaglie, una cosa o un'altra, sono arrivati al punto che una banca stava per fallire, hanno chiesto, mendicando, l'aiuto dell'opposizione. E quindi insomma, si insieme per fare in modo, hanno sviluppato questa legge sulle salvabanche, dette salvabanche, cosiddetto, e per non far perdere i soldi ai correntisti. E allora praticamente si vedeva lì che la legislatura era finita e quindi doveva per forza cadere il governo, ma prima di fare ciò qualcuno ha detto: facciamo una cosa, almeno una cosa che c'era scritto nel nostro programma iniziale, facciamo la figata, no? Facciamo in modo che ci sia la reggenza di garanzia, e così magari usciamo col botto. E allora la botta mi sa che l'abbiamo presa noi, fatta alla fine. Poi caduto il governo,
tutti si preparavano a tutte le candidature, alla nuova campagna elettorale. E quindi hanno cominciato a cambiare nomi, cambiare sigle, e addirittura ci sono dei, per nascondersi dietro poi alla fine, addirittura ci sono dei partiti che sono messi insieme probabilmente per superare diciamo il 5%, magari cioè, dichiarando apertamente che erano partiti che non andavano d'accordo fra di loro, avevano idee diverse, però alla fine non so come può funzionare la politica in quel modo lì, però per superare diciamo il 5% ho fatto anche di questo. Quindi come dei camaleonti, diciamo, si limitavano a nascondersi dietro una foglia nella giungla. E così che, diciamo, a questo punto pensano che magari le persone non li riconoscono, invece mi sa che sia diversamente. Comunque noi di Movimento Rete non siamo così, cioè noi non ci nascondiamo, noi andiamo sulla testa alta davanti a tutta la gente senza problemi, insomma. Quindi siamo... E quindi se andiamo al governo praticamente vogliamo sviluppare tutti i punti degli argomenti del nostro programma e vogliamo lavorare a testa bassa per poi andare a testa alta tra la gente. E adesso stasera volevo introdurre l'argomento per cui siamo qui sulla pubblica amministrazione. Non è un argomento da poco, comunque sia, si può dire che io facevo parte della pubblica amministrazione dell'ospedale, dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, e anche lì diciamo ne ho visti un po' di colori, ci sarebbe da riformare, ma di brutto. Alcune cose non se le erano toccate, fortunatamente, come la cartella elettronica, con sistema informatico nuovo, eccetera, che stiamo sviluppando, adesso io non lavoro più, che sono in pensione, ma stanno sviluppando sempre per dare un servizio migliore alla cittadinanza e tutto il resto. E poi la politica praticamente, sono tutti argomenti che svilupperò nella serata della sanità che si terrà a Chisanova il 28 di questo mese. La politica praticamente poi dovrà dare l'indirizzo ai vari dirigenti che verranno scelti, speriamo quelli buoni questa volta, che abbiano questi dirigenti dei vari compartimenti, capacità e soprattutto onestà e responsabilità, con le dovute competenze ovviamente, che poi vengono trasmesse a tutti i dipendenti del settore pubblico. E queste qui sono anche le qualità che devono avere i pubblici dipendenti per far sì che questo progetto venga realizzato per dare poi un servizio migliore al cittadino e a tutte le persone che vorranno venire a investire nella nostra piccola Repubblica. Adesso vi presento Augusto Gasperoni, che continuerà, e grazie di cuore.